Salve a tutti ragazzi, vorrei fare un video spacchettamento. Ho preso due Beyblade su Amazon, separatamente. Sono due Beyblade della Takaratomi, quindi la marca giapponese. Apriamo. Via. Oddio, quanto che figo. Allora, questo qua è Baron Diabolos. Ha questa punta qui, questa qui, si chiama Bullet Driver, e praticamente durante lo scontro la punta si stacca e diventa un mini bait. È compreso con un altro anello insieme a quello principale. Questo qua è a rotazione oraria e questa è una rotazione senso antiorario. Non so perché mi ricorda un po' Dragoon. Allora, nella serie Burst, come mi sembra anche nella prima, c'erano le tipologie di Beyblade, attacco, difesa, eccetera, stamina. Questo qua è un balance type. Qui ci sono le statistiche del Bey. Iniziamo ad aprire. Qui, allora, ci sono i sticker. Fantastico, ci sono pochissimi sticker e sinceramente non mi piace attaccare i sticker. Qui ce ne sono veramente pochi. Fantastico. Qui c'è la corda per il lanciatore. Qui c'è il lanciatore. È un lanciatore molto figo perché... Allora, c'ha due buchi perché ha il buco per la rotazione oraria e quella anti-orario. C'ho il taglierino, devo usare la forza brutta. Bene, va col taglierino. È attivissimo ed è molto pesante, cioè, mi sembra che così si toglie il chip. Ecco, anzi l'ho tolto, guardate. Così si toglie il chip. Di solito il GT chip è separato perché c'è la parte centrale, che di solito è in plastica, qui è in metallo, è fighissimo, e c'ha l'anello in metallo separato perché c'hanno diversi anelli che vanno a distribuire il peso. Vediamo se sono capace. Questo è il disco forgiato, si chiama Vanguard. Il motivo per cui l'ho preso è la punta, questa qua, e c'ha il mini bait, non so come si toglie, ecco, l'ho tolto. Vedete? C'è questo mini bait che andrà a girare sul campo e questo lo rende molto squilibrato perché appena appena perde il mini bait, praticamente fa fatica a stare in equilibrio. Una cosa figa che hanno i bait della Takaratomi, che hanno tipo questa chiusura dentellata e hanno una meccanica, il burst, che praticamente il bait si potrebbe smontare e aprire durante lo scontro. E praticamente c'ha la molla, si aprono e schizzano fuori. Mentre quelli della Hasbro non hanno questa chiusura dentellata. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Praticamente qui è tutto seghettato, mentre quelli da Hasbro ce l'hanno piatto. È fighissimo. Questo è un bait da Hasbro, però ovviamente è delle prime stagioni, cioè quindi sono un po' diversi, un po' più sempliciotti la chiusura. Perché non c'hanno nessuna dentellatura, è tutto piatto. Cioè quelli della Takaratomi fanno bait sempre più pesanti. Mi ricordo che c'era un bait della Takaratomi che pesava quasi 60 grammi, qualcosa del genere, e la versione dell'Hasbro pesava 30, cioè la metà. Metto sui sticker e proviamo a lanciare. Ho messo sui sticker. Sono 1, 2, 3 sticker. Fermo il Diablos. Thank you.
Terence Young.